Ragazzi, allora oggi ci doveva essere il settimo episodio di The Sims 4, ma il mio caro, carissimo Fraps ha deciso di non registrarmi l'audio. Già. Il bello è che ho registrato praticamente per tre episodi di seguito, cioè The Sims 4 e due episodi di Homeless Challenge, e mentre sono arrivata a renderizzare l'episodio per oggi, mi sono accorta che mancava l'audio. Che bello, direte. Esatto, l'ho detto anch'io. Comunque, vabbè. E approfittando di questa cosa, voglio parlarvi di un programma che si chiama Sims 4 Tray Importer, che permette di importare ed esportare le vostre creazioni. In pratica, c'è gente che, come me, non ha il gioco originale e quindi non può né accedere all'Everly per scaricare le creazioni degli altri giocatori e nemmeno condividerle. Ma con questo programma sarà possibile. Come? Ve lo dimostro subito. Allora, mettiamo caso che vogliamo scaricare questa sim. Noi andiamo qui. Al download. E facciamo e clicchiamo qui. Io non lo faccio perché l'ho scaricato già. E oltre a questa sim vogliamo scaricare anche questa casa. Qui dice che il link del download è nel video, quindi noi ci clicchiamo sopra. Anzi, lo prendiamo da YouTube. E nella descrizione, eccolo qui, lo andiamo a scaricare. Vabbè, è la stessa cosa di prima, quindi non c'è bisogno che ve lo faccio vedere. Quindi abbiamo qui la nostra sim e qui la nostra casa. Facciamo due cartelle. Cartella 1 e cartella 2. Nella cartella 1 ci mettiamo la sim e ci mettiamo tutti questi file, mentre nella cartella 2 ci mettiamo i file della casa. Vabbè, qui ci sono anche le mod perché questa ragazza ci ha messo sia la casa che gli oggetti che ci ha messo dentro. Ma non importa, quindi queste due le possiamo anche eliminare. A questo punto andiamo ad aprire il programma. Allora, come facciamo ad importare queste due cose? Innanzitutto andiamo su File, Importer. E andiamo nella cartella che abbiamo creato. Andiamo nella cartella numero 1. E c'è questo file. E facciamo apri. Vabbè, a me ora non me lo fa vedere perché l'ho già messa, l'ho già inserita. Comunque, qui vi comparirà la sim. Voi la selezionate e fate installa. E ve la troverete praticamente qui. Eccola. È la sim che avete scaricato. Per la casa, stessa cosa. Andiamo su Importer, cartella 2, andiamo qui, apri, eccola, la selezioniamo e facciamo installa. Contenuto installato. Ok. E ce la troviamo qui. Eccola. Poi, questo è per importare, mentre se tipo voi avete creato una sim e c'è qualcuno che magari la vuole o non so, come si fa? Facciamo finta che vogliamo dare a qualcuno Mattia. Come facciamo? Andiamo su XD.
exporter, sono tipo sul desktop, ci crea lui questo programma, ci crea una zip, facciamo salva. Ok, quindi guardate, ci ho creato una cartella, cioè una zip con tutti i file. Poi un'altra cosa, da exporter esportate praticamente il sim e basta, mentre facendo exporter with cc voi creerete una cartella sia con il sim sia con il materiale personalizzato che avete usato. E niente, questo è il programma. Ora magari andiamo su The Sims e vi faccio vedere che ci sono sia la sim che la casa. Ed eccoci qui. Allora, andiamo su avanzate, include il contenuto personalizzato e troviamo qui la stanza o la casa, no, penso che sia una stanza che avevamo scaricato, e qui abbiamo la nostra sim che, vabbè, qui me la mostra senza i vestiti, senza nulla, perché non ho scaricato il materiale che ho usato questa ragazza o questo ragazzo, non so, e quindi me la mostra senza nulla. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento e noi ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao!